Cari amici e concittadini, buonasera, un saluto a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui questa sera così numerosi in questa serata d'inverno. È un po' anomalo tenere un comizio in questo periodo, ma noi abbiamo ritenuto come amministrazione comunale, come consiglieri comunali di maggioranza, di dover venire qui questa sera per fornire alcuni chiarimenti alla cittadinanza. Qualcuno ha scritto e ha detto che il sindaco è invecchiato, che è smagrito, oltre a tutte le idiozie che abbiamo sentito in questi giorni, che il sindaco e la sua amministrazione sono chiusi nel palazzo comunale. Beh, era da anni. Dicevo che siamo chiusi nel palazzo comunale. Beh, Sava non è Roma, Sava non è Milano e chiunque vuole parlare con il sindaco, con un assessore, con un consigliere comunale può tranquillamente salire quelle scale ed incontrare il sindaco che molto spesso è presente. Io l'ho fatto, Pietro Sicchino! Pietro Sicchino, io l'ho possiamo fatto! Per cortesia? Posso? Grazie. Dicevo, siamo nel comune, siamo presenti e li incontriamo tutti i giorni i nostri concittadini, li incontriamo qui in piazza, li incontriamo nel comune, li incontriamo nei vari posti dove si svolgono le manifestazioni pubbliche. Tutti sanno come noi cerchiamo di essere presenti nelle scuole, quando ci sono le manifestazioni sportive, quando ci sono i vari spettacoli, perché ci piace che questa amministrazione sia un'amministrazione vicina alla gente. Quindi dire che questa è un'amministrazione lontana dai cittadini, un'amministrazione che è chiusa nelle stanze del comune è un'assoluta idiozia che questa amministrazione, io personalmente, assolutamente non accetto. Io ricordo, e questa sera per preparare questo comizio ho riflettuto e valutato su quella che doveva essere l'impostazione e sugli argomenti che avrei voluto e dovuto toccare. Beh, mi piace adesso raccontarvi un episodio, perché in questa cittadina, ma come in tante cittadine della nostra realtà e del nostro meridione d'Italia, siamo tutti molto bravi a parlare, tutti molto bravi a giudicare, ma è bene che qualche episodio venga raccontato in maniera tale che si chiariscano un po' le idee. Qualche mese fa, il 16 aprile di quest'anno, verso le 2 di notte, il vostro sindaco qui presente è stato chiamato di notte. Sono stato costretto ad uscire da casa e, cari amici, non è bello vedere ed essere vittima di un attentato incendiario, vedere due autovetture distrutte, vedere un fabbricato distrutto e crollato per aver difeso gli interessi di questa città. Questa è la realtà. E allora quelle persone che credono che con questi attentati malavitosi pensano che la legalità, che noi abbiamo sempre difeso e abbiamo pagato con i fatti, non con le tante chiacchiere che leggo quotidianamente sui giornali e sui social network, di chiacchiere siamo stanchi, noi la legalità la paghiamo sulla nostra pelle, sono venuti nelle nostre case a compiere questi attentati incendiari, cari amici e concittadini, e io non mi pento di aver detto quei no, e la giustizia farà il suo corso e dimostrerà quali sono stati i motivi di quell'attentato incendiario e quali sono le ragioni per le quali questo sindaco e la sua famiglia è costretto a subire quotidianamente, a ricevere lettere anonime con offese varie e tutto altro. E per quale ragione
vengono e sono stati compiuti anche attentati nei confronti di miei familiari, di mia sorella, all'auto della quale sono stati svitati i bulloni per strada. E allora continuiamo a parlare, continuiamo a dire chiacchiere, ma il Patto Versava continuerà a difendere la legalità e a dire no ai poteri forti, ciò che è avvenuto sempre finora. E allora potete salire su questo palco a sbraitare, ma il sottoscritto non ha avuto mai vantaggi dal pubblico, non ha mai avuto ville private, non ha mai avuto autorizzazioni per porre dei cancelli, per chiudere delle ville e farle diventare private. Questa è semplicemente una vergogna, è semplicemente una vergogna che i cittadini savesi sono costretti a vedere e a subire. E ancora salire su questo palco perché questo sindaco e questa amministrazione comunale, questi consiglieri, che non sono dei burattini, non sono dei manichini, sono delle persone per bene, e io rivendico la lealtà, l'onestà di queste persone. Io ho l'onore di essere alla loro guida, mi onoro di essere alla loro guida, perché sono veramente dei signori con la S maiuscola. E allora queste persone insieme a me hanno detto no a quelle lottizzazioni vergognose approvate il 21 di maggio del 2012, giorno del ballottaggio da parte dell'amministrazione Maggi. Abbiamo detto no, non per questioni personali, ma perché le carte devono stare a posto, i procedimenti amministrativi debbono essere corretti. Allora i poteri forti che hanno sempre dettato leggi in questo comune, poteri forti economici, poteri forti politici, possono tranquillamente stare sereni, perché questa amministrazione guiderà questo paese fino al termine della legislatura. Su questo potete stare tranquilli, ma non perché qui ci sono delle yes men, ma perché qui ci sono delle persone per bene, delle persone che amano questo paese, che si riuniscono, che discutono, che affrontano, che si affrontano anche dialetticamente con l'opposizione e tra noi stessi, che prendono delle decisioni. Ognuno di loro sempre ha espresso la propria opinione, ha anche espresso il proprio dissenso, come giusto che sia in un'amministrazione, ma alla fine la decisione è sempre unanime, perché noi guardiamo solo e soltanto all'interesse di questo paese. Questa è la realtà dei fatti, questo è quello che questa amministrazione sta facendo in questo momento, in questi anni. Io, cari amici e concittadini, voglio leggervi una lettera che ho ricevuto avanti ieri. Carissimi, formulo la presente proposta a nome mio personale di diversi sindaci, facendo seguito alle valutazioni e considerazioni emerse a margine dell'incontro in prefettura lo scorso lunedì. L'argomento è di estrema attualità e IMU e TARES, stanchi di essere considerati dallo Stato centrale quali ordinari esattori per suo conto e mendicanti di trasferimenti, visti i continui e consistenti tagli ai comuni, constatato che tale situazione sta alzando notevolmente il conflitto sociale nei nostri comuni, con spiccati sentimenti di odio dei cittadini nei confronti dei sindaci, si pensava di fare fronte comune senza alcuna distinzione politica. L'idea è quella di effettuare una conferenza stampa di tutti i sindaci con fascia tricolore presso la provincia di Taranto per lunedì 23 dicembre 2013 alle ore 10, domani mattina, e rappresentare pubblicamente tutto il nostro disagio nell'applicare norme impopolari ed inique, TARES, TARSU con copertura 100% di costi, IMU ad aliquota elevata, per pareggiare continui tagli, eccetera. Questa è una lettera che ho ricevuto avanti ieri, ed è una lettera a firma di un sindaco di Forza Italia, del sindaco Vito De Palma di Ginosa. Un'altra lettera è stata inviata in questi giorni al Presidente del Consiglio, ed è la lettera che è stata scritta dal Presidente dell'ANCI, il sindaco di Torino Piero Fassino, che è del Partito Democratico. Che cosa dice Piero Fassino e che cosa scrive Piero Fassino al Presidente del Consiglio? Lettera del 20/12/2013. Oggi il taglio di risorse che deriverebbe dall'attuale IUC, la nuova imposta unica comunale, rischia di vanificare del tutto quelle positive innovazioni. Questa è la ragione di un vero sentimento di esasperazione di migliaia di sindaci che vengono da anni di continue riduzioni dei trasferimenti statali, migliaia di amministratori che vivono quotidianamente il crescente disagio sociale che troppo spesso sfocia in protesta contro le istituzioni ed espone i sindaci a rivendicazioni nelle quali non hanno poteri e responsabilità.
perché ho letto queste due lettere di due sindaci di schieramenti completamente opposti, uno di Forza Italia e l'altro del Partito Democratico. Perché credo che sia dovere di un sindaco chiarire e dire la verità, dire le cose come stanno. Due sindaci, Forza Italia e Partito Democratico, hanno scritto che è oramai intollerabile che i sindaci e le loro comunità siano costretti a continuare a subire continui tagli ai trasferimenti statali. Qual è la conseguenza di questi tagli ai trasferimenti statali? Che se vogliamo che un'amministrazione continui a garantire la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, le mense, le scuole, tutto ciò, la raccolta dei rifiuti, tutto ciò che un'amministrazione deve garantire, allora se non ci sono le risorse l'unica strada è quella della pressione fiscale, quello di aumentare la pressione fiscale. Allora i sindaci sono stati costretti a trasformarsi in veri e propri esattori e per questa ragione domani mattina ci sarà questa manifestazione a Taranto. Per cui chi dice che il sindaco Iaia, che la sua amministrazione ama e ha piacere ad aumentare la pressione fiscale, dice una grande menzogna sapendo di dirla, perché è sufficiente guardare il contesto nazionale, è sufficiente accendere qualche volta la televisione la sera per vedere come questa situazione dei comuni sia una situazione oramai generalizzata e che riguarda tutto il nostro paese. Ma veniamo a quello che è l'argomento più di attualità, quella che è la manovra che è stata posta in essere dal punto di vista fiscale da parte di questa amministrazione. Si è tanto parlato di Tares, si è tanto parlato di IMU, è il caso di chiarire alcuni aspetti in maniera tale che tutti i cittadini sappiano come stanno le cose, sappiano e abbiano la possibilità anche di verificare se quello che io sostengo è la realtà oppure se sono delle menzogne o se dico cose non vere. Che cosa prevede la nuova legge che ha introdotto la Tares? La tassa sui rifiuti. Prevede che tutto il servizio, che nel nostro comune ammonta a circa 1.850.000 euro, venga coperto al 100% dalle tasse dei cittadini, cosa che non avveniva fino all'anno scorso, quando in tanti comuni la copertura era parziale al 60, 70, 80%. Da quest'anno la copertura, sia essa Tares, sia essa Tarsu, deve essere comunque pari al 100% dell'importo speso per la raccolta dei rifiuti. C'è chi dice, e l'ho visto anche sui manifesti, sarebbe stato molto meglio rimanere in Tarsu e non passare in Tares. Beh, ci sono alcune obiezioni da fare. In primo luogo, comunque rimanere in Tarsu avrebbe comportato un aumento della tassazione, perché siamo passati dal vecchio servizio che costava 1.650.000 euro circa al nuovo servizio che costa 1.850.000 euro. Quindi comunque i cittadini avrebbero dovuto versare 200.000 euro in più. Ma a questo aggiungiamo anche un altro aspetto molto importante. Dal prossimo anno, da gennaio, tutti i comuni, anche quelli che sono rimasti in Tarsu, dovranno passare nella nuova tassa che si chiama Tari. Purtroppo la situazione nazionale, la politica fiscale del nostro governo ci consente anche con difficoltà di seguire quella che è l'evoluzione anche dei nomi delle stesse tasse, degli stessi tributi che noi siamo costretti ad applicare. Noi siamo passati in Tares perché riteniamo in primo luogo che il criterio introdotto dalla Tares sia un criterio di giustizia. Qual è il criterio introdotto dalla Tares? Che più rifiuti produci, più paghi. È un sistema proporzionale rispetto alla quantità di rifiuti prodotti. Secondo luogo, siamo passati alla Tares perché la riscossione della Tarsu in passato era effettuata da una società concessionaria esterna rispetto alla quale noi abbiamo avuto un contenzioso, quindi ritornare in Tarsu avrebbe significato dover restituire la riscossione di questo tributo a questa società esterna, quindi con esporsi ad un'azione di risarcimento danni e al pagamento dell'IVA rispetto al riscosso da parte di questa società. Ma vediamo poi nel merito che cosa è successo nel nostro comune. Ho sentito
Il sindaco e l'amministrazione hanno aumentato le tasse a tutti i negozianti, hanno aumentato le tasse a tutte le famiglie.